più o meno bene. Ho molta fiducia nel mister, nei giocatori, hanno voglia di far bene, hanno la voglia di dimostrare, di far vedere chi sono, le qualità che hanno. Poi chiaramente è chiaro che poi noi giochiamo a, abbiamo sempre giocato a una punta, quindi fatto giocare a due punte comporta magari dei cambiamenti che evidentemente questi vanno valutati molto meno, e lo può fare soltanto il mister che li vede tutti i giorni, ha sotto gli occhi i giocatori tutti i giorni, quindi evidentemente è lui che è soltanto lui che può decidere se è giusto o meno. Per cui io non il mister, io ho capito che la cosa giusta è lui, è già uno che riflette, che pensa, che non si dorme di notte, la vive in un modo talmente emotivo e passionale che non c'è bisogno di niente. Lui è assolutamente uno che ha tanta voglia di sapere. E quindi poi starà a lui di vedere se è il caso o meno di giocare a due, poi dipende anche dalle squadre contro le quali giochi. Ormai il calcio oggi è talmente, come dire, sofisticato, anche tattico, che non è che una squadra gioca a due punte, una punta, dipende anche dalle squadre con le quali giochi, cioè dipende dal tipo di avversario che hai, no? Però io non credo che sia giusto avere molta fiducia. Però è d'accordo con quello che ha detto, mi sembra, prima della partita di Salerno, è stato molto onesto e diretto Juric, cioè il fatto della valorizzazione dei giocatori ormai quello è assodato, no? Patrimonio, sì, eccetera. Certo. Però lui stesso ha detto, legandolo naturalmente all'eventuale rinnovo, dipenderà molto dai risultati, no? E il presidente giudicherà i risultati. Quindi su questo siete anche su questo, cioè saranno risultati allora, quest'anno, diciamo, perché alla fine del triennio bisogna tirare un po' più. Diciamo che noi parlavamo di rinnovo nel mese di gennaio, ci eravamo visti, quando eravamo lì che stavamo per prendere Ilic. Io dissi al mister, io faccio un investimento importante su un giocatore nel quale credo, ma nel quale credi prevalentemente tu perché lo conosci molto bene, quindi mi piacerebbe di poter allungare. Lui disse, ma lo faremo sicuramente, io non ho fretta di fare allungamenti, ma non perché non voglio allungare, piuttosto perché dice, tanto, come dire, siamo una stiamo bene insieme, le cose stanno funzionando, lei sta facendo investimenti, arriverà il momento giusto. Quindi anche da questo punto di vista io lo stimo moltissimo e credo che possa continuare con noi un bellissimo ciclo che ha cominciato 2 anni fa e che sta dando dei buonissimi frutti. Per cui quando lui sarà pronto ci siederemo sicuramente, cioè, nella sua testa c'è una prospettiva più ampia. Per me assolutamente sì, io ho molta stima, apprezzo molto le cose che ha fatto benissimo, ha sviluppato calciatori nostri giovani e non giovani, ma di tutto, cioè è riuscito a intervenire su giocatori che magari avevano dato un po' meno di quel che potevano dare, e l'ha fatto con grandi capacità sui giovani, dove è evidentemente più facile perché sono tabula rasa, ma anche sui giocatori più avanti con gli anni che avevano delle qualità importanti. Penso a Rodriguez per esempio, no? Che fece un campionato non buonissimo il primo anno che arrivò e poi con Lucia ha fatto grandi campionati. Penso anche a Linetti, che aveva fatto meno bene il primo anno e poi invece ha dato delle buone prove, insomma. Quindi tanti giocatori.